avvolgente tu, distinguere le parti, tracciando un confine con il rime. Perché i produttori italiani, con pochissime eccezioni, non capiscono un cazzo, non sanno fare il proprio mestiere, puntano a prendere l'identità di un prodotto che ha avuto successo magari in America o in Italia, non è importante dove, l'importante è che quel prodotto abbia avuto successo, lo standardizzano e ti impongono un modello del genere, prenderti le briciole di quello che puoi raccogliere nel mercato. Per me la musica è tutt'altro, è come per tutte le altre forme di espressione, come per il cinema, come per la letteratura, una cosa necessaria all'anima, una cosa che tu devi dire, devi esprimerti a pieno, al 100%, devi dire la verità, la tua verità. Tra ciò che vuoi e ciò che hai realmente, devastante la tua voglia di star qui, lasciando che la vita ti scivoli addosso senza la minima intenzione di cambiare. It's not a fault, it's not my single fault. The same old step on stage or stand. It's not my choice, it's not my only choice. The shortest road I used to grow. I can't stand any longer. I pay the price of blame. We'll be right back.
sentirai urlare coi perché. Terra, il banco del mutuo soccorso, gli Aria, la PFM ce li guardavano con invidia. Avevamo una scena di rock e rock progressivo in Italia interessantissima, il rovescio della medaglia, il balletto di bronzo, le stesse orme che poi hanno cambiato genere, però inizialmente facevano un buon rock progressivo. Alan Sorrenti, molti non sanno che inizialmente faceva rock progressivo. Il business della musica era un buon affare.
Quindi qual è il modo migliore, secondo le tecniche di marketing, di guadagnare di più? Abbassare i costi di produzione. Per abbassare i costi di produzione si abbassa la qualità del prodotto. Con l'andare del tempo la gente si è abituata e si è disamorata. No? È indispensabile andare incontro al mercato, alle esigenze del mercato, anche nella lunghezza di un pezzo musicale. Se tu ascolti un pezzo, una canzone che dura 7 minuti, hai già sfondato 3 volte la soglia di attenzione media fisiologica di un cervello umano. Sono dati scientifici, tu dopo 2 minuti ti sei rotto le ti sei scocciato. Il fatto che la maggior parte dei pezzi cosiddetti commerciali siano composti da un intro, una strofa, un ritornello, eventualmente un bridge, che significherà qualcosa, no? In 45 secondi mediamente l'attenzione che tu riesci a dare, e guarda caso è la lunghezza massima di uno spot pubblicitario. Il picco massimo di attenzione ce l'hai a 30 secondi. No! Abbiamo quindi dei limiti fisiologici, il mercato li conosce, ne approfitta, ma non significa che se io vengo tagliato a 30 secondi sia realmente più bravo di uno che non ha bisogno di essere tagliato. Da un lato dobbiamo accettare che un sistema come il mercato sia dominante nel nostro contesto. Dall'altro lato dobbiamo anche ridimensionarne il valore quando valutiamo noi stessi, ma soprattutto quando valutiamo gli altri. Concediamo a noi stessi la libertà di scegliere che cosa ci piace e concediamoci soprattutto il diritto di dirlo agli altri, indipendentemente che abbia fatto ascolto o meno in TV. La musica cambia, la musica rappresenta tanti colori, tante emozioni, tante cose che fanno parte di noi. E non credo che nessuno abbia sempre la stessa sensazione. Un pittore non dipinge mai 2 volte lo stesso quadro, a meno che non si parla di una natura morta ed è una cosa puramente estetica, un velo sottile che separa l'arte dall'artigianato. È arte, ma non c'è l'espressione dell'anima in quel caso. Che è ovvio, è più facile raccogliere dove è già stato seminato. Oh cazzo, qua c'è una briciola, prendiamolo, qua di qua. I Guernica sono sempre andati avanti come autoproduzione. Quando abbiamo fatto le registrazioni di Senza Censure, in verità io e Goffredo partimmo per Milano con un treno che ci mise 14 ore per arrivare, in sesta classe con la valigia classica con lo spago, no? Tutte e due parevamo Totò e Peppino che andavano a Milano, e andammo a fare un po' il giro, sai, delle classiche case discografiche. Qualcuno ci ha anche risposto, poi ci siamo resi conto fin dall'inizio che quello che ci andavano a proporre era un pochettino distante da quello che noi volevamo realmente fare. E quindi abbiamo scelto la via della libertà, dell'anonimato e della povertà. Facciamo con quei ragazzi i dischi perché ci piace farli, non perché ne vale la pena sotto il profilo economico, parliamoci chiaramente. Anche perché noi lavoriamo in un certo modo, siamo in studio 6 mesi, se serve 4, spese con un produttore qualunque non ti consentirebbe. I tempi di produzione sono molto più brevi e per questo suonano male i dischi nella maggior parte dei casi. Che non c'è un buon lavoro di pre-produzione prima, non c'è una competenza in chi ti dovrebbe consigliare a fare le cose meglio, invece te fa fare peggio perché vuole un utile
immediato. Grazie alle tecnologie nuove, più accessibili a tutti, si possono produrre dischi di ottimo livello senza dover entrare in studio di registrazioni da centinaia di migliaia di euro. Fatto questo passo, tocca iscriversi alla SIAE, tocca trovare, mettersi le gambe in spalle, portare i propri CD in giro e farli sentire ai negozianti, ai giornalisti, ai critici, insomma fare tutto quello che di solito fa un'etichetta per il proprio gruppo e ritrovarselo a farselo da soli. Ovviamente all'inizio può essere un buon metodo, ma è chiaro che questa cosa, almeno per quanto riguarda gli aspetti più tecnici come la rassegna stampa, i contatti, le comunicazioni esterne, il booking, la siano gestite poi da persone che invece siano professionisti del campo. E un po' noi col tempo abbiamo dovuto fare questa scelta. Di autoprodotto è rimasto solo il disco vero e proprio. Questo non vuol dire che noi escludiamo o sconsigliamo di avere rapporti con etichette, anzi, al contrario, bisogna conoscere quel mondo per capire anche tecnicamente come giungere alle orecchie delle persone che contano. Houston, abbiamo un problema. Oggi siamo nell'epoca dell'accesso, almeno per quanto riguarda la civiltà occidentale, quindi si tende a pensare che molte vie siano bypassate o comunque più semplici. In realtà è vero solo in parte, perché poi questi grossi canali sono sempre gestiti da grossi interessi e quindi stringi, alla fine YouTube ti fa arrivare molto spesso i tuoi vicini, ma è molto più difficile invece che ti dia vetrine veramente globali. Il progetto Guernica è un po' un progetto idealistico. Posso dire che col tempo è complicato, ecco, perché poi da ragazzini si comincia a essere grandi, maturi, voglio dire, una bella parola. Però insomma si comincia a crescere, si comincia ad avere più responsabilità, arrivano i figli e quindi le cose cominciano a prendere anche un'altra dimensione, un'altra prospettiva. Bisogna comunque pensare anche, purtroppo, obbligatoriamente al guadagno, e o si fa qualcos'altro oppure insomma si cerca di trovare un minimo di compromesso tra quello che si vuole fare e quello che può offrire oggi il mercato, che è ben poco. Canto a te.
Ciao.